Allora, Alessandro, intanto la mia prima domanda è questa. Perché solo adesso hai diffuso queste registrazioni, questa parte delle registrazioni? Beh, perché nel 2009, quando le ho fatte, fondamentalmente non era sicuramente il tempo non era il tempo giusto per tirar fuori un argomento così, così importante e così pesante nei suoi interpreti. Per cui sicuramente anche da parte mia c'è stata una ricerca un po' nello scremare quello che vengono fuori in queste 4 ore di conversazione. Poi fondamentalmente c'è stato da parte mia una presa di coscienza, per cui secondo me era giusto, anzi doveroso, farle sentire prima al fratello e vedere con lui cosa fare. Cioè, per cui c'è stato un iter un po' lungo, cioè ci sono state grosse riflessioni dietro. Oggi il clima è cambiato, la docu-serie di Netflix ha aiutato molto, e poi anche un discorso mio molto personale, per cui a un certo punto non potevo più tenere quella cosa nel cassetto. Faccio una domanda un po' provocatoria. C'è la possibilità che l'uomo, l'innominabile in questo caso, potesse sapere della registrazione e quindi usarti? Potrebbe essere questa una via per cui tu poi hai deciso di non pubblicare Allora, l'istante? no, quello no, quello no. Io ho una mia chiave di lettura di quello che è successo quel giorno. Quel giorno, rispetto a delle domande che gli si poneva, molto all'acqua di rosa, anzi, con l'occhio di oggi potrei dire anche banali rispetto al personaggio che avevamo davanti, no? Lui, secondo me, ci ha interpretati come qualcuno di diverso rispetto a quello che eravamo. E ha iniziato a parlarci di quello che lui sapeva, come se noi fossimo altro, no? Cioè fossimo probabilmente, non so, legati a qualche organo di polizia o a qualche struttura, diciamo, tipo servizi segreti o simili. Infatti ci ha indicato delle cose che lui ha voluto specificare bene, facendo nomi e cognomi, come nel caso dell'Orlandi, e poi ci ha fatto una serie di altre dichiarazioni molto particolareggiate sulle sue relazioni, cioè sui suoi rapporti con personaggi di alto livello, dentro le istituzioni, dentro i servizi segreti, ed era come dire: ok, sappiate che io so le cose, sappiate che potrei parlare di più anche, chi vi manda deve stare attento perché io ho queste conoscenze. Ecco, rispetto a delle domande banali che facevamo, lui invece ci dava dei dettagli, delle situazioni, dei momenti specifici, delle relazioni molto importanti, dei luoghi di incontro con queste, dei favori scambiati. Quindi, dopo anni, io l'ho risentita per intero, più volte, e e mi è sorto questo dubbio, cioè, anzi, mi è sorto. Mi sono abbastanza certo che la chiave di lettura sia quella giusta, perché ci parlava di persone che noi non conoscevamo, non
non abbiamo chiesto gli argomenti che lui a un certo punto trattava. Poi ovviamente dentro alle 4 ore ci sono anche, cioè, delle esagerazioni probabilmente, anzi no, sicuramente. Lì viene fuori poi il tipico ego criminale, per cui lui, cioè, tu potresti fargli qualsiasi tipo di domanda e lui ti risponde a qualsiasi tipo di domanda, no? Però le nostre domande erano veramente banali. Le sue erano molto, molto specifiche invece come risposte, che molte volte esulavano proprio dalla domanda che avevamo fatto. Quindi, diciamo, anche in base a quello che tu dici, no? Il ruolo della banda in qualche modo nella vicenda di Orlandi c'è entrato in qualche maniera, no? Una tua affermazione è questa, che non diciamo diversa da alcune affermazioni, come nel caso di Lupacchini, del magistrato, invece, che dice che nei primi 10 anni circa del processo, per capire, cercare di capire anche di queste dinamiche, nessuno della banda ha fatto riferimento alla Orlandi. Dopo questo periodo invece si sono cominciate a susseguire queste voci. Innanzitutto era un marginale. Se andiamo a vedere quella che poi è conosciuta come la banda della Magliana, non lo troverai, perché ci sono due momenti diversi della banda della Magliana a livello giudiziario. Per esempio Lupacchini, che ha fatto, cioè, l'ordinanza, quella più importante, lo sa benissimo, cioè, che c'è, cioè, che il personaggio è uscito dall'ordinanza di sentenza, quella legata appunto all'inchiesta che aveva portato appunto all'arresto e alla fine della banda della Magliana. L'operazione, no? Colosseo, per intenderci. Esattamente, no? L'operazione Colosseo. E perché? Perché comunque questo era un personaggio che era veramente col piede in due scarpe, lo è sempre stato, per cui era un po' da una parte con quelli della Magliana e un po' con i servizi segreti e altre probabilmente forze di polizia, perché forze dell'ordine, perché come ho pubblicato anche nel mancato attentato del 93, la spia alla francese, quella che l'ho definita così che l'ha definita così a suo tempo Lupacchini, cioè era stato lui ad avvertire quasi 6 mesi prima qualcuno delle forze dell'ordine che ci sarebbe stato un attentato. Quindi lui è legato alla Magliana per i rapporti con De Pedis, essendo socio nell'ambito delle slot machine. Però fondamentalmente non è che si può proprio incastrare dentro la banda della Magliana, cioè c'è ma non c'è. C'è a livello globale, se si prende, se si prendono i 200 erotti arresti, per esempio, cioè, della prima operazione, e ecco, questo per esempio è i motivi degli arresti che me li ha dati lui, il personaggio, cioè dove c'è dentro ovviamente la sua storia, dove c'è, però nell'ordinanza poi legata all'operazione Colosseo, poi lui esce, perché non tutti sono di un livello tale da entrare dentro a quello che poi si può definire come la banda della Magliana, anche se i suoi rapporti con De Pedis erano certificati dentro in quegli anni, in quell'ambito. Adesso De Pedis penso sia difficilmente pensabile che non sia dentro al sequestro Orlandi, difficilmente.
ma l'ha detto anche Lupacchini nell'intervista al Riformista, cioè nel senso, poi bisogna leggere molto bene quello che dice Lupacchini tra le righe, eh? Cioè, sì. Perché lui è molto sottile. È molto sottile. Alessandro, poi diciamo, cercando di aprire dei contatti anche con alcuni ex esponenti della banda, diciamo, si sono un po' rifiutati tutti, però l'unico che mi ha risposto almeno al telefono e ha avuto un'interlocuzione con me è Antonio Mancini, che è il famoso accattone, no? Certo. Ecco, lui ci ha tenuto a precisare che, poi farò sentire degli stracci della telefonata, che lui parla di tutto ma della Orlandi non parla, quindi il tema è c'è ancora qualcuno in vita, cioè ancora, perché si ha paura di parlare su questa cosa? Perché è venuto fuori a linea di massima in generale, sì, che qualcuno dice vai a vedere nell'ambiente del papà della Orlandi perché si è spulciato poco, non perché lui fosse, assolutamente non voglio dire questo, responsabile, però cercare di approfondire i legami del padre con chi aveva a che fare, magari da quell'ambiente potrebbe venire qualcosa di nuovo. A te può risultare questa cosa? No, a me non risulta questo. C'è da dire una cosa, e bisogna sottolinearla anche per fare chiarezza. Cioè, la banda della Magliana era divisa in due parti, no? C'erano quelli della Magliana, che erano poi quelli, diciamo, quelli più, sì, le batterie erano delle batterie che si erano riunite, ma cioè, erano, diciamo, quelli più meno complessi, molto più stradaioli, no? Mettiamola così. Dall'altra parte c'erano i Testaccini, che avevano dei rapporti particolari. Il tutto, anche fra i Testaccini c'erano rapporti chiusi, come erano talmente coperte queste relazioni che avevano, per esempio, all'interno del Vaticano, perché bisogna tenere conto che, per esempio, con Marcinkus erano certi a parlare, non è che parlavano tutti con Marcinkus. Dall'altra parte abbiamo Casaroli, che era un'eredità data da Giuseppucci a De Pedis, e lui aveva queste relazioni, De Pedis, con Casaroli, confermate anche dall'audio che abbiamo sentito. Cioè, non lo so di preciso, però penso che fosse ancora in galera quando è stata rapita Emanuela Orlandi, Antonio Mancini, per cui se fuori dal carcere erano a compartimenti stagni, ovviamente difficile che entri dentro qualche notizia buona, no? Cioè, e di conseguenza c'è da tener conto anche di questa situazione. Per esempio, con Marcinkus parlava, cioè a Bruciati, parlava di Otallevi, almeno da quello che risulta anche dall'audio. Cioè, c'era Ettore Maragnoli, un altro personaggio molto importante, che nell'audio viene detto che cambiava i soldi in Vaticano da Marcinkus dei sequestri al 50%. E cose ovviamente da valutare, però sono informazioni queste che sono state dette così, senza neanche minimamente chiedere, no? Cioè, delle cose che a noi poteva interessare, come no, anche perché eravamo su altri argomenti. Quindi è tutto abbastanza complicato da questo punto di vista, ed è
ragionevolmente, da mettere in dubbio sempre tutto, però chi ha avuto la possibilità di ascoltare l'intera registrazione non può non vedere, non sentire, non capire che c'è sotto qualcosa di diverso, no? Cioè, che c'è qualcosa che non è soltanto l'ego criminale, che poi è abbastanza relativo dopo 4 ore di conversazione. Per cui la credibilità del personaggio io la ritengo buona come credibilità. La percentuale di quello che ci dice va letta, come ho detto prima, nell'ambito di una considerazione che lui aveva nei nostri confronti, che si era creata lui. Cioè, lui pensava di parlare con altri. Venendo sempre alle registrazioni, cosa, diciamo, puoi dirmi di queste 4 ore di registrazione? Cioè, ti ho già detto molto. Mi hai già detto molto, però insomma io ci provo a essere... No, ci sono dei rapporti, ci sono delle cose che sono che dovrebbero essere sentite da un magistrato. Ed è quello che io mi aspetto, mi aspetterei, insomma, in un paese normale. Anche solo per verificarne, perché ovviamente gli organi di polizia, cioè della magistratura, hanno ovviamente la possibilità di verificare, o almeno sicuramente più del sottoscritto, cioè di conseguenza, però diciamo che effettivamente dentro ci sono nomi di personaggi non conosciutissimi, ce ne sono alcuni non conosciutissimi, ma io ti parlo dopo quanti anni sono passati quasi 22, 12 anni sono passati. Nel frattempo io ho accresciuto delle conoscenze, delle esperienze in questo specifico ramo, di conseguenza dei nomi che ha fatto li conosco bene e so quanto sono pesanti. Poi ci sono altri nomi ancora più specifici che mi garantiscono appunto anche la veridicità di questo, perché a noi al tempo non potevamo conoscere, non ci poteva interessare minimamente quello che ci stava dicendo a un certo punto, perché erano cose talmente specifiche e talmente al momento inarrivabili per noi da non... Ed è questo quello che mi fa dubitare oggi sul fatto, cioè mi fa dubitare, mi fa avere la certezza che una buona percentuale di quello che ci ha detto è vero, perché era un messaggio a chi nella sua mente ci aveva mandato lì, insomma. Possiamo dire che l'ambito rimane sempre Vaticano oppure... Istituzionale. Sì, istituzionale a livello molto alto. Diciamo, ci sono dei personaggi in Italia che anche stando nell'ombra hanno fatto la storia d'Italia per molti versi. Ci sono degli intoccabili in Italia, anzi degli inavvicinabili. Ma puoi dirmi se la Orlandi è stata oggetto di un ricatto oppure è stata diciamo tipo qualcosa che è accaduto involontariamente, insomma, qualcosa. No, secondo me quello che posso pensare io che sia successo è che, e ovviamente pesando proprio le parole del personaggio, quindi anche scremando
tutto quello che c'è, per esempio tutto quello che noi abbiamo bippato, no? Dove c'erano offese, c'erano cose che non avrebbero interessato nessuno se non non so chi, cioè chi può avere, chi può essere contro il Vaticano perché l'avrebbe appoggiato, no? A noi non interessava questo, perché non è che dobbiamo fare una guerra al Vaticano, noi cerchiamo solo la verità, né più né meno, cerchiamo di dare una mano perché sappiamo che in quello che ha detto c'è una percentuale di verità. Come in altre cose che sono uscite, sicuramente c'è una percentuale di verità. Io l'ho sempre detto, è un puzzle questo, dove bisogna riuscire a prendere i pezzi, incastrarli e trovare, cioè, l'immagine, quella più vera. Siccome però questa è una lotta, cioè dopo 40 anni si sono creati degli schieramenti, cioè io mi sono stupito a un certo punto di quanto la vicenda Orlandi sia divisiva, quasi a macchia di leopardo, perché ognuno ha una sua teoria, ognuno la difende, ognuno dà credito a tutti, a tutti e a nessuno, se non al proprio, perché sembra che sia diventato il caso Orlandi, sia diventato più un caso da lotta tra i media, perché sicuramente è un caso che fa parlare l'Italia, è un caso che crea anche un sacco di editoria, cioè, di conseguenza forse non c'è tutta questa voglia nel trovare una soluzione. Solo Pietro Orlandi, prima di tutti, è quello che, cioè, non smetterà mai. Io ho visto una persona tra le più determinate che ho visto in vita mia, e so quanto potrebbe essere, e so quanto è stato pesante per lui vivere 40 anni in questo modo, con tutte le pressioni che ha avuto, cioè. Però forse non c'è tutta questa volontà, perché sennò, cioè, si è dato credito a falsi spioni, e molta stampa non ha dato credito o non vuole dare credito a un vero criminale. Alessandro, l'ultima domanda che ti volevo fare, e adesso pare che partirà, cioè, insomma, perlomeno è stata fatta una proposta per la commissione d'inchiesta parlamentare. Secondo te questa potrebbe, non dico risolvere, ma dare qualche, diciamo, aggiungere qualche informazione in più per arrivare alla verità? Beh, secondo me è comunque un segnale che la politica deve dare, ma tutta, cioè senza bandiere, come ha detto giustamente Pietro Orlandi, cioè dal governo all'opposizione dovrebbe esserci un fronte unico. Solo in quel modo lì può crearsi una pressione nei confronti della magistratura, perché inizia a riaprire il caso e a rivedere tutto, magari dall'alto, no? Cioè, in maniera da trovare una quadra alla situazione. Secondo me è importante, molto importante, perché perché bisogna trovare giustizia per una famiglia, per una ragazza, cioè, che non si sa se è viva o morta, perché nessuno può dirlo, però bisogna trovare giustizia per 40 anni di verità, mezze verità, depistaggi, falsità complete, cioè, è questo quello che idealmente bisognerebbe fare, no? Cioè, e spero che spero che la commissione dia
il giusto, il giusto impatto a far sì che poi la magistratura si rimetta in moto, insomma. Perché di cose nuove ce ne sono, andando a cercare, cioè andando a verificare anche determinate fonti, situazioni, magari andando a trovare anche questo personaggio che ha parlato con noi, per esempio. Aggiungere altro? Per me va bene. Dai, No, 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 non l'ho detto, no, sono proprio sugli discorsi lupacchini. Poi vabbè, tanto poi fai il tagliacuci. sì, No, vai, vai. che quando andammo, fu proprio Lupacchini a dirmi non vada perché è un vero criminale quello lì. Lui mi avvertì, perché io glielo dissi a lui. Insomma, sarebbe meglio non andare perché è pericoloso.